Cari amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati, come sempre nella mia umilissima dimora. E oggi è arrivato il momento di recensire insomma, di parlarvi in qualche maniera. Non vorrei esagerare con questa storia delle recensioni, sono soltanto un umile appassionato e molti di voi che mi seguono e mi commentano, mi sembrano molto più ferrati di me in materia. Comunque, di parlarvi in qualche modo del numero 4 del nostro Capitan Mickey. Ecco, la sfida di Mickey è il titolo di questo numero 4. La particolarità di questo numero, a parte il fatto che prosegue l'interminabile storia dei re di Capitan Mickey, Salazar doppio run contro il generale Ruiz, questo sedicente generale di un esercito irregolare che ha sconfinato dal Messico negli Stati Uniti, si è impadronito di alcuni villaggi e che i nostri stanno affrontando tra mille peripezie. A parte questo, la particolarità di questo numero è dovuta al fatto che all'inizio c'è un articolo in cui praticamente il titolo di questa rubrica è I tanti volti cinematografici di Capitan Mickey, cioè in questo articolo l'autore dell'articolo cerca di venire di trovare il bando della matassa, nel senso di scoprire a quali attori cinematografici sono ispirati Sinchetto, Guzzone e Sartoris nella rappresentazione grafica del volto di Capitan Mickey. Le supposizioni sono diverse e si parte da un Franco Interlenghi giovanissimo in Sciuscià, capolavoro di De Sica, vedete anche qui ancora Franco Interlenghi, addirittura poi si passa a Timothy Dalton, scusate, ho fatto Anthony per Timothy Dalton, perché ancora mi ricordavo di un altro video, Anthony Perkins, il tenebroso autore di Psycho che tutti immagino conoscerete, e di un altro attore tale Roddy McDowell, ecco le immagini, Perkins, McDowell e Mickey. Sembrerebbe che l'SGS abbia a un certo punto dichiarato che si erano ispirati a Anthony Perkins, ma l'autore dell'articolo dice che la cosa è abbastanza strana, in quanto Perkins, al momento in cui uscì Mickey nelle edicole, non aveva raggiunto il successo che poi raggiunse un paio di anni dopo. Quindi magari l'autore dice che in realtà il trio di disegnatori londinesi, la SGS, insomma, erano dei fan di Perkins, per cui poi dopo successivamente dichiararono che si erano ispirati ad Anthony Perkins per il viso di Capitan Mickey. Sembra più probabile invece, vista anche la pettinatura, la doppia punta, che si fossero riferiti inizialmente al giovanissimo Franco Interlenghi, interprete di Sciuscià. Per quanto riguarda invece la somiglianza, il volto cinematografico di Doppio Rum di Salasso, non ci sono dubbi alcuni. Cioè, praticamente Doppio Rum come mostra adesso l'immagine che vi farò vedere, è l'alter ego cinematografico di tale Gabby, il suo alter ego cinematografico è tale Gabby Hayes, un attore caratterista che interpretava molti film western nel periodo in questione. Eccolo qua, è identico praticamente a lui. Per non parlare poi e io questo ve ne avevo già accennato in tempi non sospetti, dell'attore a cui si ispirarono per il dottor Salasso, che è il famoso dottore ubriacone del film Ombre Rosse sulla diligenza, ricordate? Ecco, che ve lo mostro, che è questo attore, eccolo qua,
Eccolo qua, l'attore che io adesso scusate, è Thomas Mitchell, che tra le altre cose fu protagonista di una serie numerosa di film. Per esempio, era il papà di Rossella O'Hara in Via col Vento, ecco, per dirne uno dei più famosi. E poi successivamente. Eccolo, questo è un altro personaggio famoso, interpretò questo Mitchell, interpretò lo zio Billy nella Vita è meravigliosa di Frank Capra, famoso film, cioè indimenticabile, che tutti gli anni a Natale viene spesso riproposto. Comunque, detto questo, era dovuta perché questo articolo, che è abbastanza interessante, a me è piaciuto tantissimo, quindi è uno dei motivi per cui vi consiglio l'acquisto. L'acquisto di quest'albo. La storia, che posso dirvi, la storia prosegue con i suoi soliti ritmi, questa infinita, battaglia, diciamo, in qualche maniera, contro il generale Ruiz, che si protrae già da. Questo è il terzo albo in cui si protrae. Figuratevi quando usciva la Striscia, quanto durò questa storia. Tant'è che guardate, a un certo punto all'inizio dell'albo vi è la pubblicità relativa, ecco qua, vedete, dell'epoca, 36 pagine, 20 lire, amici, che tempi. Ecco, che posso dire, vi posso mostrare semplicemente alcune tavole interne, sempre bellissime per quanto mi riguarda. Io sapete che sono un estimatore della SGS, ad un certo punto pure mi entra in contrasto con alcuni Rangers perché volevano in qualche maniera fucilare dei ribelli messicani per vendicarsi di una strage commessa dagli stessi nei confronti di un gruppo di Rangers, ecco. E mica si trova a dover fronteggiare anche i suoi uomini. E niente, la storia, ribadisco, va avanti tra battaglie e scontri. Vi mostro ancora alcune tavole, ma è ben lungi dalla conclusione ancora. Vedremo se riusciremo a venirne a capo nel prossimo albo, che che sarà il numero 5 della serie, il cui titolo, vi preannuncio, è La città dimenticata. Ecco, ve ne mostro l'anteprima. Ecco, detto questo video può dirsi concluso. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Oggi è giovedì, il weekend si avvicina lentamente, ma si avvicina. Vi lascio con il mio solito sorriso. E con il mio e con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore. Alla prossima.